Gli animali devono essere rispettati da vivi, ma devono essere rispettati anche da morti, perché fanno parte della famiglia. Quindi quando un animale fa parte, è un componente della famiglia per 10-15 anni, poi lasciarlo, diciamo che è un dolore grande. Anche Arezzo avrà il cimitero per gli animali d'affezione. La giunta comunale ha infatti deliberato la realizzazione a San Zeno. Io presentai un atto di indirizzo nel lontano 2019 e da allora non ho mai perso la speranza. Diciamo che mi hanno dovuto sopportare per le tante richieste e alla fine appunto è stata approvata la delibera per la realizzazione di un cimitero per gli animali d'affezione. Quindi sono molto soddisfatta e sono anche soddisfatta dell'attenzione, della sensibilità che questa giunta ha dimostrato nei confronti dei nostri amici animali. A San Zeno è stata così individuata un'area di circa 7.000 metri quadrati adiacente al cimitero. C'è già un progetto di fattibilità e è inserito nel piano delle opere triennali. Un progetto atteso da tempo da molti proprietari di Amici a Quattro Zampe, veri e propri membri della famiglia, per avere un luogo decoroso nel quale commemorare la loro scomparsa. È l'affetto, è l'amore che danno questi animali, è l'aiuto che danno a tante persone sole ma anche a tante famiglie. E quindi sono dei membri importanti della famiglia, indubbiamente, dei componenti.